Buonasera, oggi è il 15 di gennaio, siamo nel Municipio 7. Siamo venuti qui perché dopo la nostra visita alla scuola abbandonata di Via Cabella che avete visto nelle scorse settimane, dove abbiamo trovato appunto degli spacciatori dei Senzatetto, si sta per presentare un progetto per la riqualificazione. Noi oggi siamo qui e parleremo con il presidente del Municipio, Marco Bestetti, per capire cosa avverrà di questa struttura che da oltre dieci anni ci risulta abbandonata. che viene presentato oggi dove verrà messo al posto della scuola il supermercato Tigros, cosa ne pensa? Che non è giusto, che vicino c'è un asilo e con tutti i cammi che vanno avanti e indietro che scaricano e caricano, secondo lei... È giusto, e da quando c'era la scuola c'era anche l'asilo, però l'asilo l'hanno rifatta nuova e la scuola c'è lì, ci sono andate i miei figli a scuola lì, dicevano che la buttavano giù ogni volta che arrivavano i politici, eh, facciamo questo, facciamo quello e poi finito le votazioni si prendevano i voti e basta. Volevo dire signora, io sono quella persona che insieme agli altri è entrato dentro per far vedere quello che stava succedendo, perché da diverse settimane ci chiamavano. Noi siamo entrati e abbiamo trovato tutti questi spacciatori senza tetto che vivevano all'interno. Da quanto tempo è che lì non andava qualcuno a controllare? Perché quando siamo entrati noi ci è sembrato che era da anni che nessuno visionava era il posto. Da anni perché nessuno, nessuno hanno chiamato anche via Valtannobina, tutti quei palazzi alti. Hanno sempre chiamato per fare andare a vedere che c'era dentro gente e nessuno si preoccupava. Poi dite che dobbiamo chiamare quando succede qualcosa, ma tanto anche se chiamiamo. Non succede niente, la gente diventa mannefreghista, diventa egoista perché dice ma perché mi devo esporre proprio io? Seduta oggi nel municipio 7 è molto contrastata, un po' di cittadini hanno espresso le loro opinioni che non convergono con quelle della maggioranza in quanto ritengono che manchi un centro sportivo, che ci siano dei problemi di sicurezza e che forse la questione del supermercato poteva venire dopo rispetto a una riqualificazione con degli spazi a uso sociale sportivo pubblico. Siamo qui con una signora che ha partecipato alla riunione, di cui vogliamo sapere la sua opinione appunto su questa riqualifica. Beh, la mia opinione è sono dal parere che fanno bene a mettere un'attività commerciale, quello che sia, purché sia controllata un'aria verde purtroppo in zona siamo pieni di aree verde, hanno riqualificato la piazza dove vivo, piazza Anita Garibaldi che è diventata una zona di spaccio e alcolizzati hanno fatto in via Valcanobina un'arietta verde dove di notte si riuniscono ad ubriacarsi e rompono vetri di macchine, cosa vogliono? Un'altra area verde dove poter distruggere e disturbare la gente tutta la notte io penso che la migliore soluzione effettivamente è avere un posto dove sia controllato, dove sia chiuso soprattutto la notte perché in quella zona lì tra l'altro c'è un traffico omicidiale ora per la storia della chiusura delle nostre strade. Però c'è da anche dire che se si rende un'aria verde lì la notte non, non si vive più. E chiudere anche quei parcheggi la notte è la migliore soluzione. Ricordiamoci che c'è il problema dei negozi multietnici che in tutta Milano continuano a essere gli accumulatori di personaggi di ogni tipo che vendono prodotti e alcolici che non sarebbero consentiti e che quindi creano già dei punti di criminalità. Noi stessi possiamo testimoniare che siamo stati all'interno, abbiamo trovato una ventina di persone che era dedita allo spazio e non persone senza tetto, persone che avevano comunque economicamente determinate disponibilità visto che avevano computer portatili, liquori di marca e tante altre cose. Ma se mi lascio aggiungere, io posso dire: noi abbiamo un'aria. Verde, tantissime aree verdi in zona dove purtroppo non possiamo neanche andarci tra zingari, eh, alcolizzati, spacciatori. Un'altra area verde servirebbe solo ad incentivare questa gente e abbiamo parchi vuoti. Perché dopo un certo orario non puoi più andarci o non puoi passare perché hai paura di essere aggredita. No, no. Quindi non serve fare polemiche sulla storia dell'area, l'importante è aver riqualificato quell'area, levare tutto quell'amiante, tutta quella porcheria che c'è intorno e soprattutto sapere chi c'è dentro, visto che allo stato attuale non si sa chi c'è dentro e quello che fa. Siamo sempre qui, stiamo assistendo insieme ai cittadini a questa riunione del Municipio 7, vediamo parecchie persone che escono contrariate, che continuano a dire che non serve niente venire qui, la decisione è già stata presa, però non vogliono parlare perché sono sconfortati da questa situazione, sono molto demotivati, adesso cercheremo di saperne qualcosa. In più siamo per... con l'assessore allo sport Antonio Salinari in questa riunione con i cittadini per la riqualificazione dell'ex scuola che si trova nelle condizioni che tutti sapete in via Valcano. Antonio ti volevo chiedere, abbiamo sentito diverse persone che ci hanno detto in questo spazio dovremmo fare del sociale, dovremmo creare una piscina, eccetera, ma questo spazio eh, da quando esistono le varie giunte comunali di sinistra, a partire da Pisapia ad arrivare a Giasala non vi è stato fatto niente, quindi vi si chiede uno sforzo che immane. Ma allora, innanzitutto abbiamo visto una grande partecipazione, questo ci, ci rende orgogliosi perché appunto il tema era abbastanza sentito nel territorio di, nel territorio di Baggio. Devo dire che uh, l'area è, è a tutti gli effetti un'area privata, la banca che l'aveva ha, ha pubblicato questo bando pubblico, un bando pubblico che aveva come base d'asta 3 milioni e mezzo, quindi stiamo parlando di grandissimi, grandissimi importi. L'unico che ha partecipato a questo bando è stato Tigros. Per, fare, per realizzare questo supermercato. L'area che ricordiamo da 20 anni all'incirca era totalmente abbandonata. A noi ci sembra questo un progetto sicuramente che possa riqualificare il quartiere e la zona, proprio perché non vogliamo creare che, che ci sia ancora un altro ecomostro come quello del Marchiondi che è a ridosso del, dell'area, è oggetto di occupazioni abusive, oggetto di zingari che vanno lì a dormire all'interno e che fanno tutti i danni che conosciamo bene sul territorio. Tra l'altro Baggio è molto sensibile su questo tema perché abbiamo da tantissimi anni grandissime carovane di camper eh, che si spostano da una zona all'altra. quindi anche questo di altre occupazioni abusive. Devo dire che l'area di Tigros ha fatto un bellissimo progetto che noi ci impegneremo a seguire passo dopo passo, proprio perché ci teniamo tanto al, al quartiere e a, quel, a questo grandissimo complesso. Quello che è stato inserito che abbiamo chiesto che venga inserito è, oltre al discorso dei centri commerciali, che ci sia anche un'area dedicata a parcheggio e un'area giochi, un'area giochi dedicata al quartiere. Ci sembra questo, secondo noi, uno dei più papabili progetti. Oggettivamente non si poteva uh, dismettere l'area e quindi crearla totalmente verde, come magari tanti cittadini ci chiedono, proprio perché era un'area privata e quindi il bando per evitare che tornasse ancora deserto, quindi che ci fosse quella la totale ecomostro che da vent'anni è ancora sul nostro territorio, questo è uno dei progetti più papabili che ci sentiamo di, di sostenere. Siamo all'interno dell'aula del Municipio 7 e siamo con l'assessore Tiziana Vecchio della Lega Nord che si occupa dell'urbanistica. Volevamo sapere, abbiamo visto un po' di cittadini contenti, qualcuno ha ipotizzato che è stato lungo il tempo per fare questo lavoro appunto di riqualificazione. Ci puoi dire qualcosa sui tempi che ci sono stati e su quanto ci sarà di tempo per riqualificare? Allora, per quanto riguarda i tempi, chiaramente essendo un'area eh, appartenente al fondo BNP Paribas, chiaramente era un'area che è andata più volte a bando. E I bandi sono sempre andati deserti, quindi finché non si è trovato un operatore e io dico ringraziamo che qualcuno eh, ha avuto la forza di acquistare l'area e di investire su quest'area, l'area sarebbe rimasta in queste condizioni perché, ripeto, ribadiamo che non è comunale, quindi assolutamente purtroppo sì, i tempi sono stati dettati dal fatto che non c'è stato nessuno prima che abbia deciso di scommettere su quest'area. Siamo nel municipio 7, appena terminata la seduta per la riqualifica della proprietà che abbiamo visitato qualche settimana fa in via Cabella, la famosa ex scuola. Siamo qui con Marco Bestetti che ha presentato il progetto ai cittadini. Marco ci puoi dire qualcosa sui tempi e sulla riqualificazione e sugli sgomberi, soprattutto visto che la proprietà è ancora occupata? Ma dopo 15 anni, quasi 20 anni di degrado e di abbandono di un immobile finalmente c'è la luce in fondo al tunnel perché c'è l'opportunità di una completa riqualificazione dell'area, l'abbattimento della struttura per evitare quindi il protrarsi di queste occupazioni, la bonifica dall'amianto e l'introduzione eh, di un servizio per il quartiere quale appunto il punto vendita eh, di Tigros. Penso che sia un'opportunità da cogliere perché sappiamo che cosa c'è adesso dentro la struttura e sappiamo soprattutto cosa non vogliamo eh, che Mantenga eh, quell'immobile. Degrado, eh, sporcizia, abbandono e occupazioni abusive. Sui tempi, il progetto che abbiamo presentato oggi alla cittadinanza è stato presentato prima ancora di depositare i titoli edilizi, quindi tale che i cittadini eh, ci fornissero delle osservazioni, delle proposte di eh, modifica del progetto, delle correzioni a beneficio del quartiere. E entro quest'anno vengono presentati i titoli per l'avvio del cantiere vero e proprio che avrà come è stato presentato oggi qui in municipio tutte delle specifiche e delle accortezze tali per limitare al minimo l'impatto sulla cittadinanza sia in termini di emissioni che in termini di rumore. Ecco, la seconda domanda è quella che ci hanno rivolto i cittadini dopo che hanno visto questo progetto. Ci hanno chiesto ma i costi chi li prenderà in carico e soprattutto non è che succederà come in altri municipi di una certa connotazione politica che vengono boicottati i loro progetti dal Comune di Milano. Ma parto dall'ultima, qualora ci fosse questo intendimento, ovviamente faremo i cani da guardia perché questo non avvenga e quindi che i benefici per la cittadinanza arrivino e arrivino il prima possibile. Per quanto riguarda i costi, il, la cittadinanza, quindi il comune di Milano non spendono un euro perché i costi di acquisto dell'area, di abbattimento della struttura, di bonifica dell'amiante e poi di costruzione del punto vendita sono totalmente a carico dell'operatore privato che quindi eh, riqualifica una porzione di quartiere che l'aspettava da tanto tempo a sue complete spese. Quindi un'opportunità che eh, penso la cittadinanza accoglierà eh, di, di buon auspicio, che noi sicuramente cogliamo di buon auspicio perché dopo 15 anni di mobilismo, di abbandoni e di occupazioni abusive, riqualificare un quartiere vuol dire anche portare un punto vendita di qualità in un'area densamente abitata perché i cittadini possono beneficiarne in termini di servizi.